Buongiorno amici, bentornati sul mio canale. Oggi giornata un po' speciale, prettamente estiva e festiva, perché andremo in campeggio. Saremo soltanto una notte, quindi una cosa molto veloce, già a partire da questa sera, tardo pomeriggio, fino a domani, forse dopo pranzo. Chiamo perché, io lo dico spesso, però magari qualcuno se lo perde, il mio compagno è una guida ambientale escursionistica e quindi nel weekend organizza queste attività in montagna, tutte in montagna, non in altri posti, per cui andremo in montagna a vedere le stelle, visto che siamo nel periodo di San Lorenzo. Quindi faremo un trekking notturno, prima pianteremo tutte le tende ovviamente, in modo che poi arriveremo col buio e sarà tutto bello montato per dormire, per infilarsi a letto, e poi il giorno dopo ci rilasseremo un po' al fresco lì in montagna, che è un posto bellissimo. Se siete un po' pratici della zona, siamo nelle Marche, precisamente al Monte Catria, ai piedi del Monte Catria, poi saliremo appunto sul Monte Catria fino alla Croce. È un trekking semplice, ma più che altro è tutto un salitone, quindi è un po' impegnativo a livello fisico perché appunto è molto in salita, però alla fine, come non è nemmeno troppo lungo, si riesce a fare, e poi saremo super freschi perché appunto andremo su che è già notte dopo le 21. Con l'occasione devo organizzare ovviamente le cose da portare, mi sono già vestita, mi mancano soltanto le scarpe e devo fare appunto il borsone con i vestiti, tutto l'equipaggiamento lo devo portare in macchina. E cos'altro? Devo preparare ovviamente le cose anche per le mie bimbe, ovvero i miei cani, e il cibo per stasera. Per stasera a cena, anche perché domani a pranzo non so se ci fermeremo in qualche ristorante o torneremo a casa a mangiare, quindi soltanto un pasto mi serve preparare, che saranno panini semplicemente. Prepariamo insieme, così vi dico anche un po' secondo me quali sono gli indispensabili in campeggio, visto che ormai ci andiamo molto spesso nei weekend e riesco a fare delle dormite eccezionali, cioè intendo proprio con i rumori della natura e il fresco. Tutta un'altra storia rispetto a dormire a casa, ve lo garantisco. Mentre le prime volte che andavo per me era una sofferenza perché dormivo malissimo, ma semplicemente non ero ben equipaggiata. Mi spiace che avrò sicuramente una luce pessima, però la sera, pomeriggio, questa casa diventa molto buia in telecamera. La prima ovviamente no. E la mattina invece è il momento ideale per registrare, ma stiamo andando via la sera. Mi faccio i panini, che sono questi rolls, sono da cuocere, sono precotti ma sono ancora da finire la cottura, quindi vanno semplicemente in friggitrice ad aria 5 minuti a 180 gradi, 200 gradi, in base a quanto li volete belli scuri, dorati, e vengono buonissimi, sono tipo dei panini al latte. E ci vado a mettere il prosciutto cotto e semplicemente lo spalmabile, formaggio spalmabile. Stavo scordando lo spazzolino al dentifricio. Snacchini per la salita e wafer per la mattina a colazione. Allora, per dormire non serve tanta roba, ovvero la tenda dell'Hecaton 2 Seconds, ce l'abbiamo tipo da 10 anni, da quando ci siamo conosciuti, e ancora dura perfettamente, ottima. È un po' pesante e ingombrante, ma infatti questa è una tenda da campeggio dove hai la macchina vicino, perché non puoi fare gli hiking e poi bivaccare. Poi, combo indispensabile, sono il materassino da campeggio, questo l'ho acquistato su Amazon, se trovo i link ve li metto tutti nella bio, e questo non serve la pompa per gonfiarlo perché ha un'apposita pompa già inserita che con il piede si ingonfia in pochissimo tempo.
ed è verde militare. L'ho regalato anche a Saverio blu e ha dei bottoncini, è singolo, però ha dei bottoncini che attaccati fanno un unico materasso gonfiabile matrimoniale. E si dorme benissimo, fa anche da isolamento termico, cioè non passa l'umidità durante la notte. È successo che non ce l'avessi e ho dormito malissimo, tutto male alle ossa. Sacco a pelo, anche questo del Decathlon, è il più economico perché appunto è molto ingombrante, però come dicevo, se ho la macchina vicino non è assolutamente un problema. È per temperature abbastanza alte, quindi sicuramente non per un campeggio o un bivacco d'inverno o in autunno. Allora, qua vedete un sacco di roba, ma lì tutta quella roba colorata è di Saverio, quindi non c'entra nulla con noi. Facciamo lo zaino. Allora, mi porto una giacchina da vento, un po' più pesante, che però metto direttamente nello zaino da trekking, perché poi quando arriviamo in vetta magari sarà più freschetto. Io ho anche un Keyway che però è tecnico da montagna, il Gore-Tex, se ci dovesse essere vento, così mi proteggo. Poi mi porto su una giacchina che è sempre un piumino, però no, me ne porto soltanto uno, questo non è necessario. Mi porto quest'altro piumino che è più leggero e tecnico, quello invece è un piumino classico, 100 grammi, così tiene anche caldo. Poi una maglietta di ricambio, perché l'altra volta ero arrivata su in cima, che ero zuppa di sudore e ho avuto paura di prendere freddo, per fortuna sono stata bene. Dov'è che l'ho messa però? Eccola, una maglietta di ricambio e una felpetta della North Face, sempre tecnica, appunto da mettere sempre su in vetta, perché questo è lo zaino che porterò per il trekking ovviamente. E ci andranno le borracce d'acqua e i panini e basta. Fazzoletti, vediamo se ci sono. Non ci sono. Ok, fazzoletti e ci siamo. Poi per la notte invece ho calzettoni, mi siedo, salviettine mille usi e salviettine intime, perché non ci sarà l'acqua, non abbiamo il campeggio attrezzato. Poi un asciugamano, mutande e calzini di ricambio per il giorno dopo che metto nella taschina, cappello pesante, anche se non credo ce ne sarà bisogno, ma non si sa mai, un pile sempre per la notte e i pantaloni con cui dormirò, che sono dei pantaloni della tuta. In realtà mi porto anche un leggings, perché l'altra volta ho avuto molto caldo di notte col sacco a pelo, così se ho caldo metto soltanto questi qua. Beauty case, qui ho semplicemente dei trucchi veramente basici, matita, mascara, proprio una roba semplice, l'altra volta nemmeno mi sono truccata il giorno dopo, deodorante, fazzoletti e salviette struccanti, questo è importante perché non vado mai a dormire truccata, nemmeno in campeggio. Ultima cosa, pantaloni da trekking, perché adesso ho i pantaloni corti, ma me li cambierò prima di salire, perché poi magari potrebbe far più fresco e preferisco stare con i lunghi. Mi porto anche un'altra maglietta a maniche lunghe, ma leggera, tanto per l'evenienza. Non so se addirittura portare questa, sì, facciamo così. Questa maniche corte la tengo per domani, per la giornata di domani. E questa invece la porto su in vetta. E ci siamo. Manca soltanto l'acqua e due libri. Mi porto questi due libricini piccoli perché mentre aspettiamo gli altri magari mi metto a leggere. E altra cosa importante, le ciabatte. Le ciabatte in gomma. Le ho trovate molto comode la scorsa volta per levarsi le scarpe e stare semplicemente non scalzi, ma appunto in ciabatte. Il cappellino viene con me per il zaino.
Manca poco, siamo quasi arrivati. A me è sceso un sonno nella macchina. Poi è talmente comoda questa che proprio sonno e anche fame. Ho proprio un buco nello stomaco. Infatti, già un panino l'ho fatto fuori. Ma troppo buono! I panini della montagna, i panini per la montagna sono la cosa più buona del mondo. Non so se è l'atmosfera, l'ambientazione, il fatto che devi mangiarlo in montagna che rende tutto più buono, però ti assicuro che è veramente buono, buono, buono. E peccato che adesso ne ho rimasti solo due, ne avrei dovuti portare molti di più perché sono piccolini. E però speriamo che non muoio di fame, insomma, adesso mi contengo un attimo. Mi hanno detto che mi prestano anche la pala, volevo dire. Gira. Attivo, gira. Come si è scordata, sganciata. Se volevo un lato per te, così almeno non c'è questo lama adesso. Vai. Ok. Dici che abbiamo fatto mangiare lei. No, vieni, Attivo. Alle due, fai 3 ore di sonno. Chi gli fa? Ah, dai, fa così. 50, andiamo in giro, c'è le macchine, vediamo che c'è. Dietro di noi abbiamo la foresta e davanti questo bellissimo tramonto. Questa è una chiesetta. Tra poco partiamo per il nostro trekking. C'è molta gente, molta più di quanto mi aspettassi e di quanto c'era il weekend scorso, però ci sta, oggi è la notte di San Lorenzo, quindi normale che la gente viene a vedere questi posti appunto per stare. E sono tutte famiglie, quindi con bambini piccoli. Dubito che faranno chiasso perché saranno cotti, poi noi comunque guarderemo le stelle direttamente dalla vetta, quindi torneremo qua che è abbastanza tardi, secondo me dormiranno tutti, anzi dobbiamo fare noi piano. Ora aspettiamo gli ultimi partecipanti, le ultime persone che mancano e partiamo. Pronti? Aspetta, aspetta. Buongiorno, ci siamo, io sono, che in realtà Saverio è ancora in tenda, mi sono svegliata e sto andando alla macchina a dar da mangiare le cagnoline che ieri mi sono scordata di portare sulla pappa, ma poco male perché ne ho approfittato per fare una passeggiatina qua nel bosco stupendo con il sole che filtra tra i rami e anche per far pipì ovviamente. È bello, mi piace, la mia parte preferita è svegliarmi in tenda perché c'è quest'aria fresca, pulita, il rumore degli uccellini, meraviglioso. E devo dire che sono un po' distrutta, è vero che abbiamo fatto tardi l'altra notte, adesso sono solo le 7, penso di essermi addormentata alle 3, quindi ho dormito davvero poco. Piano, bimbe. Poi avevo un po' caldo, poi dopo freddo, insomma, e non ho ben regolato la temperatura. Comunque poco male, dormirò un po' oggi pomeriggio, non è un problema. Penso che saremo ancora qua tutta la mattina, poi forse appunto non so se andiamo a mangiare da un amico e poi ce ne torniamo a casa. Ieri le stelle c'erano, bellissime, si vedeva anche la Via Lattea, però non ho visto così tante stelle comete come l'anno scorso, non so come mai, però bello, 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 davvero bello. Tra l'altro i trekking notturni secondo me sono più semplici perché non avendo riferimenti visivi durante le salite, cioè
cioè arrivi che boh, sei meno affaticato, perlomeno l'esperienza che ho fatto io è questa, mi sembra più semplice farli di notte piuttosto che di giorno. Buonasera, spero che questa inquadratura non sia troppo inquietante, tipo film dell'orrore con la luce da basso, ma è sera, sono le 10 passate e quindi sto per andare a letto e volevo salutarvi e fare un attimo due considerazioni e riflessioni su questa giornata, che in realtà è una giornata che noi ripetiamo svariate volte, perlomeno quasi tutti i weekend, a parte, ecco, in estate abbiamo rallentato un po' perché è stato davvero tanto tanto caldo, però ed inverno d'altra parte, quando è tanto tanto freddo io non me la sento perché soffro tanto sia il freddo che il caldo estremi, diciamo, e quindi rischio di rovinarmi la giornata perché non sto proprio bene con la temperatura. Però quando ci sono queste giornate calde, ieri sulla vetta si stava proprio benissimo, era fresco, se ci fosse stato meno vento si sarebbe tranquillamente potuti dormire lì, ma c'era appunto questo vento che dopo essere stati lì magari mezz'ora, un'ora, cominciava a far fresco. Però è stato bello, il gruppo era numeroso e eravamo tutti giovani, quindi c'è stata una bella sintonia, diciamo, e in generale a me piace fare queste cose perché è l'unico modo che ho per staccare completamente, soprattutto dai social, che ultimamente sono diventati un po' pesantini, cioè vedo proprio che faccio fatica a gestirli, distanziarmi dai social, da quello che vedo. In particolare parlo più che altro di Instagram, che per me è molto tossico, cioè l'effetto che ha su di me è molto tossico. YouTube un po' meno, YouTube lo vedo più come un social molto più creativo, motivante, ispirazionale, ed è per questo per cui io sto molto di più su YouTube. Mi piace fare più video su YouTube rispetto a Instagram, dove sì, pubblico qualche foto, ma non lo sento proprio mio come social. Andare in montagna, dove nella maggior parte dei casi non prende, come in questo caso, non prendeva proprio zero, nemmeno una tacca, comunque per una giornata e mezza mi ha permesso di staccare, soprattutto in questa settimana dove ero in ferie e mi sono trovata molto più spesso a scrollare sul cellulare, a stare su Instagram. L'effetto che ha appunto questo stare di più, passare più tempo su Instagram, lo vedo proprio perché a livello di umore sono molto più giù, vedo tutto molto nero, mi demotivo molto, vedo altre persone che magari hanno una casa, hanno una famiglia, hanno tante cose che desidero, che in realtà molte ho raggiunto, ma mi fa vedere sempre quella cosa che manca, che vorrei. E questo mi fa star male. Essendo obbligata a staccare, perché appunto non prende, non ci penso più, ma avevo anche altre preoccupazioni, altre cose anche a livello di salute che mi facevano stare sempre lì con la testa. E invece in questo giorno e mezzo non ho proprio pensato a niente, cioè mi sono goduta esattamente il qui e ora. Ero lì, c'erano i rumori della natura, c'erano le persone con cui chiacchierare. Purtroppo però non si può andare sempre in ferie, è vero che si può godere di certi weekend così, però penso che sia importante anche ricavarsi dei momenti anche all'interno della giornata dove si stacca. È motivo per cui sto ascoltando meno podcast, spesso cerco di fare anche le faccende di casa o in generale qualcosa senza cuffie, senza ascoltare niente, perché in questo modo sto solo con i miei pensieri, al di là che aumenta tutta la creatività. Evito proprio quel mettermi a confronto con gli altri, non mi ci metto proprio nella posizione di mettermi in confronto con gli altri perché non sto al cellulare, semplicemente. Nulla, questa è una riflessione appunto che ho fatto, tra l'altro penso che sia anche un bel video ricordo questo qua, del campeggio, quindi ovviamente continuerò a farne altri, continuerò a fare altri vlog, così appunto avrò dei bei ricordi anche con immagini visive, perché i video sono sempre molto migliori delle foto, cioè la foto non mi rievoca le stesse emozioni che può fare invece un video. Io spero quindi che vi sia piaciuto e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao, un bacione.